Costruire uniti il futuro. Domani pomeriggio la celebrazione diocesana per la giornata del migrante e del rifugiato. Comunità di diversi paesi del mondo si uniranno alle 17 con il vescovo Palletti e con i sacerdoti nella chiesa salesiana della Neve. E a fianco a Matera la delegazione ligure al congresso eucaristico. Papa Francesco conclude domani con una messa celebrata appunto nello stadio di Matera, il congresso eucaristico nazionale in corso da giovedì scorso. Ci sarà anche una delegazione proveniente dalla Liguria. A centro pagina, tra San Terenzo e Pitelli, l'esplosione di Falconara. Sono passati 100 anni, era il mattino del 28 settembre 1922, quando a causa di un fulmine esplose la polveriera di Falconara, causando oltre 150 vittime e più di 800 feriti e una grande distruzione a San Terenzo e in tutte le zone limitrofe. Questo fatto viene ricordato con diverse manifestazioni, con delle mostre. Ci sarà anche una messa di suffragio per tutte le vittime che sarà celebrata alle 9 di mercoledì in piazza Brusaca a San Terenzo dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. A fondo pagina, con ottobre ritorna il mese delle missioni. Il centro diocesano organizzerà quest'anno in varie parrocchie incontri sul tema missionario, destinati soprattutto ai più giovani. E infine l'articolo di spalla, un convegno, Don Luigi Giussani e i suoi tanti giovani, il convegno che si terrà al Teatro Civico della Spezia sabato prossimo. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.